Aumentano i poveri a causa della pandemia, sempre più persone infatti si rivolgono per la prima volta alla Caritas. Pensate che nell'ultimo anno i nuovi poveri sono passati dal 31% al 45%. È sicuramente lodevole il lavoro messo in campo dalle Caritas anche a Siracusa, che grazie al contributo di numerosi volontari, fra cui associazioni e anche operatori economici del territorio, si è riusciti ad aiutare attraverso delle donazioni significative a numerose famiglie in difficoltà. Ma è chiaro che questo non può bastare, è importante anche l'aiuto del governo. In Sicilia la regione ha stanziato ben 7 milioni di euro da destinare ai 96 comuni siciliani proprio per far fronte alle difficoltà a cui vanno incontro numerose famiglie colpite duramente dalla crisi e dalla pandemia. I finanziamenti serviranno infatti soprattutto proprio ad acquistare beni di prima necessità. Aiuti arrivano anche per i senza tetto, le persone senza una fissa dimora. A loro sono destinati 3 milioni di euro, in particolare vengono erogati alle grandi città appunto metropolitane e ai comuni che hanno una popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti, soldi che verranno spese per le strutture di accoglienza e per il reinserimento di queste persone nella società in maniera dignitosa.